Ciao a tutti, qualche consiglio pratico per sostituire il filo della bobina del mio decespugliatore. In pratica, quando sto tagliando l'erba, arriva un certo punto che il filo termina. Quando il filo termina, iniziano i problemi. Perché? Perché non ricordo mai come si deve fare, perché è un oggetto molto strano. La cosa migliore da fare in questo caso è seguire le indicazioni che la bobina stessa mi dà. Quindi non devo essere un professionista per cambiare questa. È normale non ricordarsi come si cambia il filo. La difficoltà può essere questa. Ci sono bobine di diverse maniere, di diverse misure, di diverse fattezze, ma questo non deve costituire un problema perché sono tutte alla fine abbastanza similari. Quindi l'importante è guardare come è fatta la bobina e guardare le indicazioni che sono impresse all'interno. Ok? Adesso lo vediamo insieme. Questa è una delle bobine più diffuse. Adesso proviamo ad aprirla e a montare nuovamente il filo. Quindi o faccio con la mano, se non ci riesco mi aiuto. Dopodiché qui devo osservare se c'è qualcosa, giro e trovo qui la freccia. Quindi o da sta parte qua o dall'altra, quindi so il senso nel quale il filo deve girare e tutti e due i pezzi devono girare nello stesso senso. Perché spesso ci si sbaglia, si mette uno in un senso, uno nell'altro. Quindi poi all'interno trovo questa fessurazione qui, oppure ci può essere questo punto di ancoraggio. Ci può essere o un foro, oppure ci può essere questa fessurazione qui. Questi sono i due comparti, ognuno di questi ha l'uscita di un anello. Ecco qui. Prendo la dimensione giusta del filo e se voglio ancorarlo nel punto mediano faccio così. Se io lo giro dall'altra parte perché non ricordo più il senso del filo che è questo, ok, scivola fuori, invece deve essere messo da sta parte qui e poi giro e lo giro in questa maniera, lo devo tenere in tiro quando arrivo alla fine. Ecco qua, in base alla dimensione del filo, tac. Questo è centrale e questo è centrale e ho fermato il filo. Dopodiché farò così. Poi tiro il filo per sbloccarlo e voilà, il gioco è fatto. Quindi in definitiva non abbiate timore se la bobina è leggermente diversa da quella che vi ho fatto vedere. Bene o male tutti rispondono agli stessi criteri, cioè lo devo aprire, ho un pomolo portafilo nel quale devo avvolgere il filo e devo guardare da qualche parte, lo spolvero un po', devo guardare che c'è una freccia, da che parte riavvolgere il filo, lo devo ancorare nella maniera giusta e riesco a capirlo secondo logica perché ho dei fori o delle fessurazioni. Dopodiché quando ho finito di riavvolgerlo nel pomolo lo devo fissare e ci sono i punti di fissaggio, lo rimetto dentro giusto e poi monto nuovamente il coperchio. Tra usarne uno o due è una scelta che faccio io personale, perché se all'interno della bobina ho la possibilità sia di avere una fessurazione mediana dei due comparti dove posso ancorare il filo, lo posso mettere già doppio, perché questo è come diciamo
un divisorio, è un'ancora, così. Quindi il filo lo posso mettere di qua e di qua. Mentre nell'altro senso ho un forellino, questo foro qui, ci metto dentro il filo e inizio a girare. In ogni caso, se avete delle difficoltà per l'inserimento del filo, potete tranquillamente contattarci e noi cercheremo di aiutarvi in tutte le maniere. Ciao a tutti e buon avvolgimento!